La redazione giornalistica del GR5 e il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest vi invitano all'ascolto del format La storia, il territorio, l'attualità, il futuro. Oggi è con noi in frequenza Bruno Rivarossa, delegato confederale di Coldiretti Piemonte. Ben trovato. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, l'Unione Europea finalmente mette i dazi per fermare l'invasione di riso asiatico dalla Cambogia e dalla Birmania. Di questo ne abbiamo con lei parlato più volte, so che è un argomento che comunque le sta molto a cuore, soprattutto appunto per lo sfruttamento della minoranza Rohingya, insomma, e tutto quel che ne è conseguito. Ma sicuramente è così, credo che anche tutto l'impegno che noi abbiamo messo come Coldiretti Piemonte, in particolare per far vedere quelle che sono le realtà di quei paesi anche con il filmato, è servito sicuramente alla Commissione europea per prendere atto che deve iniziare un percorso per reintrodurre i dazi per quei paesi. Il percorso è già iniziato, crediamo che si concluda in maniera assolutamente positiva, poi bisognerà aprire una ulteriore indagine su quello che è accaduto in questi anni, come è stato possibile che delle etnie complete venissero sfruttate alla luce di un sistema che non dava nessun tipo di garanzia né nella tipologia di prodotto che poi veniva importato e viene importato, né tantomeno per le condizioni di vita. Sicuramente un aspetto importante, sotto questo profilo ci prendiamo anche un po' il merito, anche con il filmato che abbiamo fatto, che è stato proiettato anche a Bruxelles, quello della verità, il concetto della verità e della trasparenza a favore dei nostri risicoltori. Ecco, c'è da dire oltretutto che il Piemonte è la regione italiana con i numeri maggiori a livello produttivo di riso. Ma sicuramente il ragionamento vero è quello delle industrie. Le industrie hanno interesse ad importare questo prodotto da questi paesi perché gli costa molto meno, e ovviamente costa meno perché c'è uno sfruttamento della popolazione, perché non ci sono i dazi, perché vengono usate ancora formule di produzione da anticrittogamici e altre cose che sono proibite dall'Unione Europea per fortuna da anni. E quindi la grande battaglia che si va fatta oggi è ancora quella di convincere le industrie che non basta soltanto il loro nome e il loro marchio a dare un futuro vero alle loro aziende, ma per poter dare garanzie ai consumatori bisogna poter trasformare e produrre e confezionare quel riso che viene prodotto in Italia in particolare. Io la ringrazio per essere stato con noi anche oggi, le auguro buon lavoro come sempre, a presto. La ringrazio. Per i nostri agricoltori si apre la possibilità di intervenire direttamente nell'azione di contenimento dei cinghiali, e quanto prevede la disposizione approvata dalla Giunta regionale che corregge le storture contenute nel provvedimento omnibus adottato alcune settimane fa. In attesa di una soluzione definitiva al grave problema della presenza incontrollata dei cinghiali, questo provvedimento rappresenta un passo avanti per tutti gli imprenditori agricoli che da anni fanno i conti con gli ingenti danni causati alle coltivazioni. Il pressing di Coldiretti ha dato i suoi frutti, aprendo la strada alla reintroduzione degli aspetti più innovativi della nuova legge regionale sulla caccia, come le misure straordinarie di controllo della fauna selvatica, che l'omnibus aveva abrogato. Secondo la norma regionale, i piani predisposti dalle province per controllare la proliferazione dei cinghiali devono comprendere interventi d'urgenza per garantire una tempestivazione in caso di danneggiamenti in atto e interventi programmati per il controllo della presenza della specie sul territorio. Tuttavia, denuncia il delegato confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo, il piano di controllo della fauna selvatica della provincia di Cuneo risulta scaduto, un paradosso che paralizza ogni possibilità di intervento a tutela delle nostre aziende agricole su un territorio già pesantemente colpito. Alla luce delle possibilità che la regione mette a disposizione di proprietari e conduttori dei fondi, prosegue Moncalvo, è indispensabile che la provincia intervenga rapidamente per predisporre e rendere operativo al più presto un nuovo piano. Come più volte segnalato, la situazione in molti casi è così grave da rendere incompatibile la normale attività agricola con la diffusione dei cinghiali, senza contare il rischio di incidenti stradali di cui sono responsabili questi animali, seria minaccia all'incolumità delle persone.
Nella seduta della giunta regionale del 20 dicembre, su proposta dell'assessore Giorgio Ferrero, è stato approvato un contributo di 50.000 euro alle piccole e medie aziende agricole danneggiate dall'applicazione di misure fitosanitarie per la lotta contro il tarlo asiatico del fusto, l'insetto di ultima introduzione nella provincia di Cuneo che provoca danni ingenti alle piante selvatiche coltivate. Le misure fitosanitarie introdotte prevedono negli areali infetti l'abbattimento e lo smaltimento delle piante danneggiate e passibili di attacco e di blocco delle piante a rischio nei vivai. Abbiamo trasmesso Storia, Territorio, Attualità, Futuro, un format realizzato dalla redazione del GR5 in collaborazione con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Radio Stereo 5.